Ogni volta che noi ci mettiamo in ascolto della parola di Dio, siamo chiamati alla accoglienza, a fare ospitalità a questa parola perché possa calarsi dentro al cuore e tradursi poi nelle relazioni quotidiane, relazioni che debbono essere abitate dall'amore. Il Vangelo di questa domenica ci parla della conversione che questa parola provoca dentro al cuore. Ed è a partire dal cuore che nasce il desiderio della realizzazione della volontà del Padre, della volontà di Dio. E la volontà del Padre, dice il Vangelo di Giovanni, è quella di credere a colui che ha mandato, è credere a Gesù Cristo, che è la rivelazione dell'amore del Padre per tutte le persone, per tutti gli uomini del mondo. E allora è dall'accoglienza di questo amore che scaturisce il desiderio di un rinnovamento, di un sapere fare spazio dentro alla propria vita di ogni giorno a questa nuova esperienza, capace di dar senso e significato a quello che viviamo e accogliamo quotidianamente. Il Vangelo ci parla di due modi di rapportarci con una voce che viene detta al nostro orecchio. E questa voce è quella di compiere la volontà. C'è chi questa volontà può accoglierla in maniera molto, molto superficiale, e direi allora possiamo accogliere la parola di Dio in modo molto superficiale, non lasciarla calare dentro alla vita, dentro al cuore, e questa diventa una cosa completamente staccata e diversa. Questo figlio dice sì con le labbra, ma non col cuore. L'altro invece, ad una iniziale chiusura davanti all'invito del padre, poi riflette e con la propria vita dice di sì e la realizza e la compie. E allora credo che la parola oggi voglia dire che la conversione non è mai qualcosa di automatico, ma è sempre una possibilità che ci è data. Il Vangelo ci parla in un altro passo che non chi dice Signore, Signore avrà la vita, ma colui che compie la volontà del Padre avrà la vita. È in questa realizzazione della volontà del Padre, della docilità all'amore, che sta la possibilità di permettere che la vita sia la casa dell'amore, sia abitata dall'amore. I gesti che noi compiamo nelle relazioni feriali siano il segno, siano la manifestazione semplice e gioiosa di questa vivificante presenza dentro al cuore.